Di Pino Masciari, il testimone di giustizia che alcune forze politiche avevano proposto per la cittadinanza onoraria, è tornata d'attualità nel Consiglio Comunale di Empoli. Se ne parla nella prossima intervista con Massimo Giacomelli della lista civica Empoli a 5 Stelle. Cosa vi ha spinto a presentare questa interrogazione, controfirmata poi da altre forze politiche, su Pino Masciari? Ci ha spinto innanzitutto un percorso che parte da lontano, perché già da più di un anno fa era arrivata la richiesta, tra l'altro sospinta da allora dalla lista civica Empoli a 5 Stelle, comunque da il movimento dei Meetup e Beppe Grillo, per dare appunto un riconoscimento a una persona così importante che ha deciso di non sottostare ai collusi che c'era da parte dell''ndrangheta per arrivare a denunciare appunto le cose che non andavano bene. Il Comune di Empoli peraltro aveva bocciato lo scorso anno, in ottobre, questa cittadinanza onoraria, adducendo come giustificazione la necessità di un percorso. È stato compiuto? Allora, il percorso ad oggi non è stato compiuto. Proprio ieri sera in Consiglio Comunale l'assessore Leonora Caponi ci ha detto che questo percorso non è stato ultimato, addirittura non è stato nemmeno iniziato, e adducendo che siccome è stato deciso questo percorso il 2 ottobre e una programmazione viene svolta a settembre all'interno delle scuole, quindi non eravamo più, la Giunta non era più in grado di poter proporre questo percorso nell'anno 2008-2009, che quindi questo percorso sarà posticipato a questo anno scolastico in corso. Immagino che la risposta non vi abbia convinto. No, la risposta non ha convinto né noi né in qualche modo i gruppi che insieme a noi hanno firmato l'interrogazione. Tant'è vero che ci è sembrata una risposta per giustificare il fatto che qualcosa era stato promesso ai cittadini e quindi un percorso formativo, informativo sulla persona di Pino Masciari non fosse stato compiuto. Passerete presto ad una mozione, anzi nel prossimo Consiglio Comunale verrà discussa? Sì, questa interrogazione sarà trasformata in una mozione per cui sarà discussa nel prossimo Consiglio Comunale, sarà uno dei primi punti e sarà discusso, lì chiederemo un impegno alla Giunta di poter portare a termine questo percorso, nonostante sia un anno in ritardo, ma riuscire a portare a termine questo percorso nelle scuole e di poter riconoscere finalmente, come giusto che sia, la cittadinanza onoraria a Pino Masciari. In maniera quasi bipartisan, perché in realtà PDL e PD si stanno sfilando. Sì, inizialmente c'era stato dato un accordo, soprattutto alla maggioranza, perché riteneva importante un percorso e riconoscere a una figura così la cittadinanza onoraria, poi in realtà da ultimo si sono sfilate e addirittura sono arrivate a campare delle scuse per questo percorso che non è mai stato portato a termine.